Ciao a tutti, sono Davide. Allora, oggi 75257, il Millennium Falcon. Allora, questo qui è un modello che io ho già in versione di un altro colore, bianca, e se poi c'ho anche la versione grossa che avete visto nelle altre immagini, magari vi metto qua qualche immagine del vero Millennium Falcon gigante, molto bello quello lì. Allora, come vi dicevo nel video precedente o in un paio di video fa, ho conosciuto due ragazzi che collaborano con un negozio Lego qui dalle mie parti e riesco ad ottenere dei Lego con dei forti sconti, perché magari arrivano dal corriere con dei danni, con dei difetti nel cartone. E per dire, questo Lego sul sito della Lego costa 169,90, per non dire 170, e sono riuscito ad averlo per 100 euro, quindi mi sembra un forte sconto. Siccome a me poi dopo la scatola mi interessa relativamente, come sapete a me piace il montaggio, e quindi l'ho preso molto volentieri. Andiamo ad aprirlo, giusto per controllare, anche avendo un bel buco grosso, se per caso sono state perse delle bustine, quindi ho la testimonianza, diciamo. Ok, allora le istruzioni ci sono, quindi le vado ad aprire così controllo l'esatto numero delle bustine. Se per caso ne mancano, qua abbiamo gli adesivi intanto. Questo naturalmente lo sfoglio assieme a voi. Io direi che il Millennium Falcon sia un set piuttosto conosciuto. Qui abbiamo alcune informazioni sui Lego e si parte già con il numero delle bustine, quindi sono esattamente 10 bustine. Va bene, bel set, già conosciuto come vi dicevo. Io direi che possiamo andare tranquillamente con il montaggio. Allora, ho finito l'astronave, ci ho messo 3 ore e mezzo a finirla, ho tirato fuori l'altro Millennium Falcon, questo qua è della collezione 2018, leggermente diverso, come vedete è bianco, ci sono alcune differenze abbastanza notevoli, uno vedete intanto l'apertura che si apre con più ante, mentre invece questo qua ha solo 6 ante apribili, e questo qua bianco ha un pezzo che questo non ha, che è la navicella, diciamo questa qua che si stacca, vedete,
e rimane poi uguale a questo, è una cosa in più, dove all'interno direi che sia un modulo di salvataggio. All'interno c'è il personaggio, una navicella che si stacca a parte, carino, molto, un pochettino più dettagliato questo qua bianco della collezione precedente. E niente, chiuso, sembrano uguali, ci sono delle piccole differenze esterne naturalmente, a parte il colore, che è la prima cosa che si nota, ma anche i cannoni, tipo questo cannone qua singolo e l'antenna leggermente diversa. Qua andiamo a chiudere in questa maniera, ecco, vedete, questa qua è molto meno dettagliata. Abbiamo il pilotaggio che è qua esterno, oppure credo che, non mi ricordo male, sia il dove si va a sparare, ecco, leggermente diverso. Alcuni dettagli sono un po' particolari. Qua di dietro, per esempio, abbiamo un filo azzurro, un nastro azzurro qua di dietro, dove mi ricordo che c'era un kit per poter far illuminare l'astronave, mentre invece qui di dietro non c'è, abbiamo soltanto dei mattoncini azzurrini, e secondo me è un po' più complicato illuminare questa qua. Sì, vi ho detto 3 ore e mezzo, non ci sono delle cose complicatissime, la dimensione è uguale da questa qua, naturalmente niente a che vedere con quella grande che ho di là in sala mostra, che è tutta un'altra cosa, molto più dettagliata, molto più bella, ma tutta un'altra cifra, ecco. Come vi dicevo, il costo è stato di 100 euro, però sul sito della Lego 169,90. Direi che sia comunque un bel pezzo, le esporrò di fianco così si noteranno le differenze. Qua abbiamo lo sparacannoni che metti dentro il dito, vediamo se riesco a farlo partire, e spara questi bagaglini qui. Ce l'ha anche questo un pochettino più fine, perché premi qua sul mattoncino, invece qua devi proprio infilare il dito nel buco e vai a premere proprio il razzetto, lo premi, lui si sgancia e parte. I personaggi ci sono belli anche questi qua, sono simili a quelli del precedente. Io direi che ci sia qualche cosa in più, tipo questo personaggio, e del resto non male, dai, contento, soddisfatto dell'acquisto. Bene, allora, vi ho fatto vedere come viene il Millennium Falcon. Se avete voglia, se siete appassionati della saga, è un bel pezzo da avere questo qua, ok? Vi lascio, eventualmente, se siete d'accordo e avete voglia, magari sotto al video i contatti di questi ragazzi che hanno questi Lego con dei difetti nella scatola, ok? Se a voi vi piace, sapete che Lego sono abbastanza costosi, con un 30 o un 40% magari sono più abbordabili, e se avete voglia di fare qualche cosa e non vi interessa la scatola, vi lascio i contatti di questi ragazzi, vi metto le mail eventualmente se volete contattare, dopo loro vi manderanno quello che hanno in casa. Benissimo, io direi che ci possiamo vedere al prossimo video. Vi ricordo che se vi volete iscrivere al canale mi fate un piacere, mettete un mi piace, e vi ricordo che ho anche un canale di cucina abbastanza importante, sono molto soddisfatto di quel canale, dove faccio preparazioni, video ricette, vi lascio il link sempre sotto al video. Direi che ci possiamo vedere a un prossimo video montaggio o qualche video nerdata. Ciao a tutti!